Abbazia di San Pietro al Monte. La voce narrante è stata ottenuta con un sintetizzatore vocale. Nella chiesa ci sono affreschi votivi alle pareti che datano dal 400 al 700. Qui vediamo una Madonna con Bambino e Angeli del 1643. Ancora una Madonna con Bambino con a fianco Sant'Andrea e San Sira, del 1643. Sotto c'è il monaco donatore, con tanto di stemma familiare. Affresco di fine 400 inizio 500, Madonna con Bambino attorniata da San Tommaso, i santi Pietro e Paolo, e San Lucio che fa la carità ad un bambino povero e cieco. L'affresco si riallaccia alla devozione del luogo da parte di chi aveva malattie agli occhi. Un affresco del 500, San Pietro Papa con la tiara del Triregno, tre anelli, e due enormi chiavi. La scaletta per scendere nella cripta. Nel parapetto che protegge la scala che porta nella cripta, ci sono tre bassorilievi concettuali, in cui è sintetizzata la storia dell'umanità, nella prospettiva cristiana. Un grifone, simbolo di forze misteriose, e un leone, simbolo dell'uomo, mentre mangiano delle foglie che scaturiscono da una patera, un calice rituale, radice di vita. La patera in latino ha la stessa radice di pater. Colui che dà la vita. Nel bassorilievo c'è quindi una rappresentazione del caos iniziale, in cui l'uomo ed il grifo alato convivono in una vita indistinta, improduttiva e inconscia. Qui la vita si trasforma attraversando una maschera, quindi la vita si umanizza ed i leoni, simbolo dell'uomo, si nutrono dei frutti prodotti da questo processo. La maschera indica Cristo fatto uomo in sembianze di persona maschera, per redimere l'umanità, e rendere la vita produttiva, fruttifera e finalizzata al bene. Qui i leoni non si cibano più del frutto della vite, ma del simbolo di Cristo, il pesce, e nutrendosi di Cristo, acquisiscono anche le ali, simbolo di spiritualità, e iniziano a trasformarsi, qui nella parte terminale del corpo, in pesci, quindi in alter Christus, cioè nella figura del cristiano destinato alla dimensione eterna. La cripta, la parte più antica della costruzione, retta da colonne con capitelli decorati con stucco rossastro, lavorato a foglie e vitici in modo semplice. Nella cripta troviamo una dormizione, intesa come morte di Maria Vergine, o secondo altre interpretazioni, Maria caduta in sonno profondo, e assunta in cielo. Sotto la dormizio c'è una crocifissione. Nella crocifissione vediamo a sinistra la Madonna e San Longino, il soldato romano che trafigge con la lancia il costato di Gesù per verificare che sia morto. A destra vediamo San Giovanni Evangelista, con il soldato Stefaton, che offrì con una canna una spugna imbevuta di vino e aceto a Gesù morente. Vediamo gli elementi dello stucco con la Dormitio Virginis. Al centro c'è la Vergine Maria addormentata, a destra Gesù e la schiera dei santi, a sinistra gli apostoli, e sopra gli angeli che portano l'anima di Maria, raffigurata da un bambino, nella città santa di Gerusalemme. A sinistra dell'altare c'è una porzione della scena della presentazione di Gesù al Tempio. La profetessa Anna e Simeone accolgono il bambino con un drappo posto sulle mani. Al centro un cippo vuole ispirare l'idea di un altare ebraico, con la riproduzione di un'ara sacrificale romana. Sullo sfondo il Tempio nella sua interpretazione medievale. Un capolavoro della pittura romanica, la Vergine Prudente Santa Agnes ritratta con la fiaccola e l'ampolla per contenere l'olio. Altri personaggi con torcia e contenitore per l'olio a simboleggiare i riti della luce, simbolo di Cristo e della grazia. San Pietro al Monte, lo scalone, due turisti, e tre bifore sul pronao. L'oratorio di San Benedetto, venne costruito intorno all'undicesimo secolo, si trova al termine della scalinata. L'oratorio contiene un rarissimo altare dipinto, databile tra il X e il XII secolo. Al centro dell'altare c'è Cristo risorto, che benedice e tiene in mano il libro della parola, a sinistra la Madonna e a destra San Giovanni Battista. Su un lato dell'altare Sant'Andrea tiene nelle mani un rotolo e una croce. Da Civate si raggiunge San Pietro al Monte seguendo un tragitto lungo 1,5 km, su un dislivello di circa 300 metri.